L'Almanacco della Fede di Padre Livio. Continuiamo, cari amici, a presentare la nota della Santa Sede su Međugorje. Oggi leggiamo quel capitoletto dove si mette in evidenza che l'esperienza, appunto, che si vive a Međugorje in questo ambito, diciamo, di manifestazione soprannaturale attraverso la presenza di Maria, è un evento comunitario, cioè la Madonna, fin dall'inizio ha avuto, diciamo così, una presenza di parrocchiani alle sue apparizioni, ma poi ha portato le apparizioni dalla collina alla chiesa e ha fatto della sua presenza a Međugorje un evento ecclesiale. Tant'è vero che poi l'ha legato alla Santa Messa quotidiana alla sera, che è tuttora l'evento principale di Međugorje. Quindi possiamo dire che la Madonna ha operato fin dall'inizio un risveglio della vita parrocchiale, della vita ecclesiale, che poi si è allargato a tanti pellegrini che vengono da ogni parte del mondo. E quindi non è un fatto individuale, individualistico o, diciamo così, di gruppi che si isolano dalla Chiesa, no, è un evento ecclesiale, un evento comunitario, e quindi, alimentato anche dai messaggi della Madonna stessa, che invita alla messa, che invita alla vita familiare, a fare della famiglia una chiesa domestica, che invita a vivere, diciamo, anche esperienze di gruppo, in modo tale che in questo modo si costruisce la comunione ecclesiale. È questo che in tanti bei messaggi, che adesso vedremo, è il progetto della Madonna che è diventato talmente grande da creare una comunità, possiamo dire, all'interno della Chiesa stessa, una comunità di fratelli che in Maria, si raccolgono da ogni parte del mondo. E da questo punto di vista possiamo dire che forse non c'è nessun santuario cattolico nella Chiesa che abbia rappresentanti, pellegrini o sacerdoti addirittura di così tante nazioni come lo è l'evento di Međugorje. Allora vediamo, cari amici, questo capitolo che evidenzia come la Madonna ha coltivato a Međugorje in tutti questi anni la comunione fraterna. La spiritualità di Međugorje, dice la nota, non è individualistica. Da una parte è vissuta specialmente in eventi comunitari, come i pellegrinaggi e gli incontri di preghiera. Dall'altra, nei messaggi si va presente, insieme alla preghiera, un costante invito all'amore fraterno concreto che accompagna, dona, serve, perdona ed è vicino ai poveri. Ora vediamo, cari amici, alcuni di questi bellissimi messaggi dove la dimensione dell'amore, che è certamente uno dei temi più importanti dei messaggi di Međugorje, viene continuamente richiamata. Difatti Maria stessa, interpellata avendole un sacerdote chiesto qual era il messaggio che secondo lei sintetizzava tutti gli altri, Maria dice proprio la parola amore, la parola amore, che è quella che la Madonna vuole che ci sia fra noi che crediamo e fra tutti gli uomini che sono chiamati a condividere proprio questo mistero di Dio, il Dio cristiano, che è l'unico Dio, che è amore. Allora, leggiamo questo messaggio, ci fanno bene all'anima leggendoli. Questa è l'unica verità ed è quella che mio figlio vi ha lasciato.
non dovete esaminarla molto. Vi ha chiesto di amare e di dare. Dare vuol dire vivere la vita come dono di se stessi, a Dio e agli altri. Vi invito, figlioli, a vedere chi ha bisogno del vostro aiuto spirituale o materiale. Attraverso il vostro esempio, figlioli, sarete le mani tese di Dio che l'umanità cerca. Cioè, l'umanità cerca Dio. Ci sono tanti cercatori di Dio, ma hanno bisogno di mani tese che conducano a Dio. Scegliete poi un giorno della settimana e dedicatelo ai poveri e agli ammalati. Non dimenticateli. Bellissimo questo messaggio. Cari amici, possiamo metterlo in pratica. È molto concreto. Scegliete un giorno della settimana e dedicatelo ai poveri e agli ammalati. Non dimenticateli. Questo non avevo mai letto di messaggio, mi era sempre sfuggito. Cari figli, vi esorto all'amore verso il prossimo e soprattutto all'amore verso chi vi procura del male. Cioè, la Madonna richiama spesso quel comando di Gesù: amate i vostri nemici, perché è il modo migliore per disarmarli. Così, con l'amore, potete apprezzare le intenzioni del cuore. Cioè, voi, amando gli altri, portate alla luce quello che hanno nel cuore. Quasi lo obbligate a manifestare se stessi. Pregate e amate, cari figli. Con l'amore potete fare anche ciò che vi sembrava impossibile. E sono messaggi che spingono verso la vetta della santità. Cari figli, oggi vi invito all'amore che è gradito e caro a Dio. Figlioli, l'amore accetta tutto, tutto ciò che è duro e amaro, per amore di Gesù che è amore. Perciò, cari figli, pregate Dio che venga in vostro aiuto, così Dio potrà plasmare la vostra vita e voi crescerete nell'amore. Glorificate Dio, figlioli, con l'inno alla carità, quello di Corinti, Prima Corinti, capitolo 13, no? La carità è benigna, la carità, eccetera, tutto quell'inno alla carità che di San Paolo, che è famoso. Quindi glorificate Dio, figlioli, con l'inno alla carità, perché l'amore di Dio possa crescere in voi di giorno in giorno fino alla sua pienezza. Quindi, come dice anche la teologia spirituale, la carità è la perfezione, cioè la santità è la perfezione dell'amore. Voi chiedete a mio figlio di essere clemente con voi, ma io vi invito alla misericordia. Cioè, voi volete che Dio sia misericordioso con voi, ma io vi invito a essere misericordiosi con gli altri. Chiedete a Dio di essere buono con voi e di perdonarvi. Ma da quanto tempo io prego voi, figli miei, di perdonare e amare tutti gli uomini che incontrate? Quindi, cari amici, quello che chiedete a Dio di essere clemente con voi, fatelo voi stessi verso gli altri. Cioè, riprende l'espressione del Padre Nostro: rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Quindi vedete, cari amici, sono messaggi meravigliosi questi che ci portano al cuore stesso del cammino di santità, che è la pratica della carità, che poi è legata alla preghiera, perché chiediamo all'amore di Dio di riempire i nostri cuori in modo tale che poi noi stessi possiamo dare l'amore di Dio agli altri. Cioè, che l'amore che Dio dà a noi siamo invitati a darlo agli altri. E la nota osserva: l'aspetto comunitario di Međugorje emerge pure nella costante sottolineatura dell'importanza fondamentale della famiglia nella vita cristiana.
Cioè, la famiglia è la scuola dell'amore, dovrebbe essere così. Tante famiglie sono così, non dimentichiamolo. Non, la realtà non è quella che ci viene descritta dai mass media, che ci propinano durante i telegiornali qualche delitto familiare al giorno, tanto per tenerci su di morale. No, la realtà ci sono anche tante famiglie che si amano. Allora, cari amici, diceva una Madonna in un bellissimo messaggio: cari figli, vi prego, cominciate a cambiare vita in famiglia. Che la famiglia sia un fiore armonioso, ogni petalo che risplenda con la sua bellezza in armonia con gli altri, che la famiglia sia un fiore armonioso che io desidero dare a Gesù. Cari figli, ogni famiglia sia attiva nella preghiera, e questo è importante, non solo la preghiera individuale ma quella familiare. Io desidero che un giorno si vedano i frutti nella famiglia. Solo così potrò donarli come petali a Gesù per la realizzazione del piano di Dio. Cioè, la Madonna vuol portare, dare a Gesù le famiglie dove ci si ama, per realizzare il piano di Dio, che è quello appunto di costruire il mondo della pace, che passa attraverso il cambiamento del cuore personale, l'amore familiare, l'amore verso i vicini e, come dice la Madonna, in modo tale che l'amore come un fiume scorra nel mondo e riesca a fermare, diciamo così, le ondate dell'odio, i venti dell'odio, del male e della distruzione che soffrono sul mondo. Non c'è un altro modo, cari amici, che la pratica dell'amore quotidiano per fermare tutto questo. Ovviamente, dice la nota, questa spiritualità include certamente una dimensione ecclesiale, ovvero di comunione con tutta la Chiesa, con i pastori e in particolare col Santo Padre. Qui la nota è andata a cercare un messaggio particolare che la Madonna ha dato proprio per il Santo Padre, per Papa Francesco, nel suo Vado Errato nel 2014. Vediamo questa spiritualità familiare che diventa una dimensione, che assume una dimensione ecclesiale, cioè compite bene i vostri doveri e fate che la Chiesa vi chiede di fare, e fate ciò che la Chiesa vi chiede di fare, essere obbedienti alla Chiesa. Invece penso ognuno fa per conto suo. Oggi si criticano i pastori, se ne parla male, si delegittimano, si promuove se stessi, si fa quello che si vuole. Ecco, ognuno è ispirato per conto suo e sgomita per prendere un posticino alla ribalta. Ven da ridere, no? Sembrano i topi che vogliono salire sul palco e poi trovano sempre qualche gatto che li fa scappare. Allora, compite bene i vostri doveri e fate ciò che la Chiesa vi chiede di fare. Quindi è la Madonna stessa la prima che fa ciò che la Chiesa chiede di fare. E lo dice anche a noi. Compite bene i vostri doveri e fate ciò che la Chiesa vi chiede di fare. Io prego mio figlio affinché attraverso l'amore vi doni l'unione per mezzo suo. Cioè, l'unione nella Chiesa viene per mezzo di Cristo. L'unione fra di voi e l'unione fra voi e i vostri pastori. Pensate come la Madonna ha dato tanti messaggi attraverso Miriana, ne ha dati almeno una settantina, bellissimi, che sollecitano alla comunione con i pastori, che io sintetizzerei in due parole. La Madonna ci invita a amare i nostri pastori e a pregare per loro. Amate i vostri pastori e pregate per loro. Allora, mio figlio, sempre vi si dona nuovamente attraverso i vostri pastori e rinnova attraverso di loro le vostre anime. Non dimenticate questo. Come miei figli vi chiedo, pregate molto per la Chiesa e per i suoi ministri, i vostri pastori, affinché la Chiesa sia come mio figlio la desidera.
limpida come acqua di sorgente e piena di amore. Noi ci lamentiamo perché la Chiesa non è affatto limpida, perché ha tanti peccatori, purtroppo, e quello possiamo ben dire, prega per noi peccatori tutti quanti, però insomma molte volte sono anche peccati sociali, peccati evidenti che sappiamo, e quindi noi dobbiamo pregare perché la Chiesa sia limpida come acqua di sorgente piena di amore. Poi ha detto, in questo famoso messaggio dato a Ivan il 17 agosto del 2014, era qui in Italia io in quella occasione, pregate per il mio amatissimo Santo Padre, pregate per la sua missione, che per la Madonna questa missione particolarissima del Papa, ovviamente il Papa, quella di fare il Papa è una scelta di Dio ed è una missione, però poi all'interno di questa missione pare che Giovanni Papa Francesco in particolare abbia sentito per sé, come lo vediamo ogni giorno, questo carico della missione di pregare, intercedere e esortare alla pace. Bene carissimi, questi dunque erano i messaggi di questo capitoletto intitolato La comunione fraterna. Come vedete, cari amici, se la Chiesa batte in nulla osta a Međugorje, non è solo per apparizioni, che pure nulla osta non nomina direttamente, però le nomina indirettamente, perché comunque la Santa Sede, come sapete, non solo ha approvato, evidenziato i grandi frutti di Međugorje sulle conversioni, ma ha dato un giudizio positivo sui messaggi, sull'insieme dei messaggi, perché non lo vediamo leggendo i messaggi, sono fonti di spiritualità autenticamente cattolica e veramente sono forse la più grande forma di evangelizzazione di cui ha disposto la Chiesa fino ad oggi, e da quando la Madonna è apparsa a Međugorje, tanto da fare, creare una spiritualità mariana che sta facendo un bene immenso in questo momento di crisi spirituale del mondo, ma anche della Chiesa, specialmente nei paesi di antica cristianità, e si sono formate delle forti minoranze. Anche il Papa, quando è andato a Bruxelles, ha detto comunque il cristianesimo è minoritario in Europa, però sono minoranze molte volte mature, consapevoli, sono che vanno controcorrente rispetto al mondo, e sono testimoni e sono apostoli, quindi da questo punto di vista l'Occidente può sperare su qualcosa, su quelle vitamine, possiamo dire, che sono necessarie per una rinascita spirituale. L'Almanacco della Fede di Padre Livio.